Super Sport 21 è presentato da Motor Village Napoli, concessionaria FCA. Punto zero. Punto e basta. Super Sport 21, buonasera, bentrovati. Ricordo, per intervenire in diretta il numero è 081 630 999. Buonasera, bentrovato il nostro ospite Alberto Castellano. Buonasera. Grazie per essere intervenuto. Lo diciamo subito e poi dopo entreremo nel merito. Questo è il libro scritto da Alberto Castellano, che solitamente si occupa di spettacolo, però ha intrapreso una carriera da scrittore sportivo, possiamo dirlo? Sì. E ti sta piacendo? Forse scrittore è una parola un po' grossa, un po' esagerata, però mi sto divertendo, diciamo, dopo aver fatto tanti libri di cinema, essendo il mio mestiere di quello di critico cinematografico, facendo delle nuove esperienze, mi diverte scrivere dei libri sul cinema. Sul calcio. E allora, il libro di cui parleremo di qui a poco è Cristiano Ronaldo, il sogno di sempre, CR7 tutta la sua storia, edito da Lairone. E allora, non solo sport, dalle belle notizie, purtroppo anche la cronaca, però vorrei portare Alberto Castellano al discorso degli arbitri, no? Abbiamo visto Tagliavento, ma ti piace la VAR così come è concepita? Ma guarda, Titti, la VAR, come dire, è stata salutata lo scorso anno come un espediente tecnologico importante che può aiutare sicuramente gli arbitri e quindi far luce su degli episodi a volte poco chiari o difficili da arbitrare e da giudicare in pochi secondi. Poi, come succede spesso in Italia, come dire, si sono cominciate a creare le due fazioni pro o contro VAR, perché evidentemente non basta lo strumento tecnologico per garantire la correttezza e la trasparenza di certe partite, ma dipende da come viene gestito. E allora sono cominciati un po' a, come dire, la dietrologia, i sospetti all'italiana, perché ci sono stati dei casi francamente abbastanza clamorosi dove non si capisce perché, appunto, essendo delle situazioni poco chiare, l'arbitro non ha consultato la VAR o il VAR, come si preferisce. Approfitto del giornalista che diceva che lui ha seguito più che altro l'aspetto, il mondo del cinema. Beh, quale occasione migliore, visto che il nostro presidente del Calcio Napoli è un uomo che viene dal cinema? E le faccio questa semplice domanda. Ma il calcio è diventato veramente un contenitore cinematografico dove possiamo attingere storie, vedi l'ultima di Ronaldo e poi addirittura Sky, quando il mondo della Juventus, Report, farà una trasmissione lunedì. E quindi lei, al di là del libro che ora presenterà, immagino, sulla vita di Ronaldo, ci può dare un titolo a quello che sta succedendo negli ultimi giorni e a un tifoso come me, oppure a mio figlio, glielo far seguire il calcio, come dovrei descrivere iniziando una pagina di un libro? Grazie a lei. Grazie a lei, Luca, per la domanda ad Alberto Castellano. Guarda, lui ha ragione, cioè in effetti il calcio, come tante altre discipline, in questo caso diciamo sportiva, ma non solo, perché il calcio non è solo sport. Il calcio appunto è anche una grande narrazione, un contenitore dove si possono appunto raccontare delle storie, dove si possono ricostruire delle vicende, dove ognuno, come può succedere anche con un romanzo o un film o uno spettacolo, può leggerlo alla maniera sua, ognuno può avere una lettura molto individuale, per cui diciamo che anche nel calcio, come si dice, l'obiettività, l'oggettività in realtà non esiste. Questo forse lo rende affascinante, no? Perché, come sai, ognuno vede una partita, ognuno vede
un film diverso da quello che oggettivamente... Quindi c'è molta somiglianza, effettivamente. C'è molta somiglianza, perché anche come dire... Volendo dare un titolo, come chiedeva Luca da casa? Un titolo al calcio in genere o alla... E io credo, ispirandosi anche un po' al cinema, no? Dal calcio al cinema, credo che fosse questo un po' il senso. Non lo so, è un po' difficile. Insomma, qualcuno potrebbe malignamente intitolarlo anche La grande truffa. Esempio, no? Anche più, perché sgomberiamo subito il campo. Umberto Castellano scrive un libro su Cristiano Ronaldo, ma prima di varcare le soglie di Canale 21 gli abbiamo chiesto quale fosse la sua fede e ha assicurato che non è juventina, sebbene avesse scritto un libro su CR7. Appunto. Sì, questa diciamo che può sembrare una contraddizione, ovviamente. E ti devo dire che quando l'editore gremese di Roma, con cui io avevo scritto già alcuni mesi fa, però non è ancora uscito perché usciva fra qualche settimana, un volumetto di una collana che si intitola Il calcio in 100 parole, che è una collana appunto che analizza con questa formula delle 100 parole, quindi diciamo dall'A alla Z, argomenti vari che sono anche la psicologia, l'economia, la letteratura e anche il calcio. E mi sono abbastanza divertito, era un po', ti devo confessare che quando ho visto la copertina pronta... Poi come siete arrivati a Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo ci siamo arrivati perché lui ad agosto mi ha chiesto così, insomma, aveva questa fretta di fare questo instant book, visto che Ronaldo era appetibile, era l'argomento del momento. Quel periodo, del momento, e lo è ancora. Anzi, l'interesse su Ronaldo, per i motivi che sappiamo, è andato crescendo, e quindi mi ha chiesto, dice, mi devi dare una mano, dobbiamo assolutamente fare questo libro per l'Airone, che è l'altra, è sempre la sua stessa casa editrice, ma è un marchio utilizzato anche per libri scolastici, libri a grande diffusione, quindi in questo di modo. Fare questo libro. Io ho avuto, devo dire, un po' di conflitto, perché essendo un insospettabile antijuventino ho pensato, certo, mi sono immaginato con un flash forward, ecco, utilizzando diciamo un termine cinematografico, quello che poi è successo, cioè il mio nome accostato a una maglia della Juve e questo mi ha creato qualche conflitto. Umberto, a te che cosa creerebbe una situazione del genere? No, la penna non riuscirebbe a scrivere. Non potrei. Castellano, cosa ne pensi? Di queste le turnazioni di Ancelotti. Ma guarda, allora io ti devo confessare che seguendo il calcio da un bel po', insomma, posso dire che un po' ne capisco. Io quando è arrivato Ancelotti avevo così delle perplessità, se non altro per il fatto che lo consideravo un po' un sopravvalutato. In che senso? Nel senso che lui ha vinto, e anche bene, con dei grandi club molto ricchi, e quindi ha potuto disporre sempre di giocatori del top o quasi. Quindi, come dire, il dopo Sarri ho pensato, vediamo adesso Ancelotti come se la cava con una squadra ottima, che non è però a livello del Bayern, Chelsea, eccetera. Ti devo dire che mi ha molto conquistato, cioè nel senso che quello che sto vedendo, faccio ammenda, cioè sto verificando che è veramente un grande, e quindi anche queste turnazioni che lui fa, queste scelte che possono appunto spiazzare chi è abituato ovviamente al sarrismo, che invece è una filosofia completamente diversa. Però i cambi che fa lui sono straordinari. Vicenda Stadio San Paolo, chiedo anche ad Alberto Castellano cosa ne pensa, perché fortunatamente si sta andando verso la pace. Aurelio De Laurentiis ha detto che vorrà effettivamente il San Paolo per almeno 100 anni. Il comune non è più il Matador, lui è l'Under, perché pensa di vivere 100 anni. Il comune ci va cauto e dice per il momento non è all'ordine del giorno, parliamo per questa convenzione a 5 anni, insomma, il dialogo si riapre. Ma sarebbe ora, guarda, io ti dico la verità, io ormai lì siamo abituati a queste rituali dichiarazioni di, come dire, di pacificazione, di sì, possibilità di trovare un incontro. Francamente ne abbiamo sentite tante, a volte, diciamo, noi tifosi
indipendentemente se uno è tifoso del Napoli o meno, ma comunque diciamo di chi vive a Napoli e segue il Napoli eccetera, siamo un po' stufi di sentire questo balletto continuo di scaricare quelle responsabilità. Insomma, sembra sempre come se non c'è una volontà concreta di incontro per far diventare quello che poi è l'urgenza principale, cioè quello, il fatto che una piazza come Napoli non può non avere uno stadio decente, uno stadio come hanno tutti i grandi club, ma anche medi, perché qua a volte si pensa che i migliori stadi sono quelli dei soliti grandi club mitici, no? Il Bayern, il Barcellona, Real Madrid, ma chi ha girato un po' per l'Europa, come me per esempio, che sono uno appassionato di calcio, anche proprio di stadi, uh-huh. E va a vedere, qualunque squadra europea, spagnola, tedesca, eccetera, anche di 30.000, 20.000 spettatori, sono degli stadi straordinari. Quindi voglio dire, c'è un problema anche di cultura calcistica generale che noi, diciamo al sud, ma comunque a Napoli in particolare, continuiamo a scontare questa difficoltà, ecco, a sposare insieme un progetto concreto e far ripartire, insomma, questo stadio. Bene, cosa c'è dietro il misterioso suicidio di un ultrajuventino? Questo sarà l'oggetto dell'inchiesta di Report del 22 ottobre. Immagino che Alberto Castellano, sicuramente in questo libro lo ricordiamo, Cristiano Ronaldo, Il sogno di sempre, CR7, tutta la sua storia, editore. Però sono sfortunato. La puntata va, ti risulta che è confermata il 29, perché sai, circolavano delle voci su possibili stop, sai. Intanto viviamo in un paese dove la Juve, insomma, di misfatti, quindi non mi meraviglierei se all'ultimo momento. Beh, le intercettazioni di Marotta dell'anno scorso, uscite in questi giorni, grazie sì, a Rutolo e al Napolista, esatto. Ci mostrano come Marotta abbia bloccato una marea di articoli minacciando, fino alla Gazzetta dello Sport. Certo, no, ma ad ogni modo non fa parte sicuramente del tuo libro, invece della storia. Guarda, di un Titti, allora, quello che ti dicevo prima a proposito della maglia che, insomma, fa orrore a molti antijuventini. Allora, in realtà nel libro, ma era scontato che, essendo un acquisto mesi fa della Juve, che è un giocatore della Juve, che la maglia che ci toccava era quella della Juve. Però al di là di questo, in realtà c'è solo un capitolo chiaramente sulla Juve, sull'affare Juventus, dove mi sono anche un po' divertito a ironizzare su una serie di cose. Mm-hmm. Qualcuna, diciamo, l'ho dovuta un po' sfumare, però in realtà poi quello che mi ha divertito sono gli approfondimenti, quindi Castellano, scusami. Scusami, dimmi. Ma hai chiarito che non l'ha comprato la Juve a Cristiano Ronaldo, ma Ronaldo ha comprato la Juve? Sì, nel sì, senso, certo, che no, guarda, è la flat tax che l'ha convinto a venire in Italia. Sì, certo, non no, la no, Juve. Umberto, guarda, in questo breve capitolo, in realtà, io ho messo tutti i dati di cui stai parlando tu e che conoscono tutti, no? Qual era il vantaggio di venire a giocare in Italia, come si era parlato anche della stessa escamotage, forse anche per Modric, eccetera. Quindi, diciamo, i dati li ho ricostruiti in maniera inattaccabile. Ti faccio un'altra domanda. Poi è chiaro che mi sono qua e là, no, tentato di fare anche qualche battuta, tipo è stato preso per vincere la Champions, ma successe la stessa cosa all'Inter quando Ibrahimovic volle andare a giocare al Barcellona per vincere la Champions e successe il contrario. Cioè che il Barcellona non lo vinse, la vinse l'Inter del triple. Quindi voglio dire, no, insomma, sta è vero, questo è un caso eclatante. Ecco, c'è da dire che in questo libro, Cristiano Ronaldo, Il sogno di sempre, Castellano racconta molto anche l'infanzia, la sua crescita, il periodo al Manchester United, il passaggio al Madrid, United, Madrid, che sono ovviamente, esatto, le sue. Poi c'è il capitolo dedicato alle fidanzate, le mogli, i rapporti sentimentali. Allora, il libro è 800 pagine. 128, no, sì, è molto dente. Io oggi ho dato una sbirciatina, scusa Umberto, perché siamo in chiusura. Quello che volevo gli allenamenti, i metodi di allenamento e la gestione del corpo, esatto. Quello è il capitolo a cui sono più legato, che è una cosa molto interessante, perché sappiamo, sì, da questo punto di vista essere davvero una macchina. Quello, sì, che ti chiedo, ecco, hai avuto modo di conoscere in maniera più approfondita l'uomo Cristiano Ronaldo, raccontandolo in questo sì, libro, sì. Come pensi che potrà uscirne dalla vicenda delle accuse di presunte violenze sessuali nei confronti della modella? Ma guarda, questa, come Maionga, lui ne potrà uscire, come ne possono uscire o non ne possono uscire, o non sono riuscito ad uscirne i tanti
attori, registi coinvolti nelle vicende che sappiamo dei Sexygate in America che è cominciato. Quindi diciamo va sempre un po', come dire, perché poi sai, anche nel caso di alcune attrici tu ti chiedi, ma quando è successo il fatto, perché voi non avete denunciato Weinstein ed altri all'epoca? I molestatori all'epoca? Quindi sai, è un classico gioco che poi dopo tu sfrutti il momento per... Quindi non vorrei che anche questa signora, che ovviamente intanto ha intascato i $370,000, insomma, no, qualche sospetto ci viene che poi allora, possa uscire. Allora, in tre secondi, perché leggere Cristiano Ronaldo, Il sogno di sempre? Ma guarda, perché secondo me è una parte anche il costo anche economicissimo, ma è veramente condensato tutto, anche i record maniacali, le dichiarazioni su quello che io considero, indipendentemente poi dal trasferimento alla Juve, considero veramente un fenomeno, cioè un caso estremo di intendere il calcio atletico, tecnico, il modo di gestire, è un caso veramente unico, quindi come dire, è un giocatore popolare, famosissimo, grande. Se volete saperne qualcosa, vi consiglio il mio libro. Alberto Castellano, grazie ad Umberto Chiariello. In...